Ciao a tutti, vi mostro come realizzare il baccalà fritto in pastella in maniera facile e veloce e soprattutto come ottenere un baccalà fritto croccantissimo. In questa ciotola ho messo la farina e ho aggiunto il sale e un pizzico di zucchero. Io lo zucchero lo aggiungo per ottenere un colorito più dorato della frittura. Voi se non volete non aggiungete. In questa brocca ho dell'acqua frizzante ghiacciata e l'aggiungo alla farina. Come vedete c'è anche del ghiaccio e inizio a mescolare. Per tutte le dosi e gli ingredienti fate sempre riferimento al link che metterò nel primo commento oppure cercate baccalà fritto in pastella sul sito cucinacommegrazielleraffaele.it. Non vi preoccupate se ci sarà del ghiaccio perché tanto poi si scioglierà. Comunque a noi serve una pastella che sia il più fredda possibile. Poi vi farò vedere perché. Questo è il composto che dobbiamo ottenere, una pastella fluida, ma non troppo morbida. Così. Ora questa va in frigo a riposare per almeno mezz'ora. Prendete dei bei tranci di baccalà e tagliatelo a tocchetti piuttosto piccoli. Io li ho tagliati di queste dimensioni. Saranno 2 centimetri per 2 centimetri circa. C'è qualcuno più grande, qualcuno più piccolo, ma non è un problema. Tamponate leggermente con carta assorbente il baccalà per eliminare l'acqua in eccesso. Mettete in un piatto un po' di farina e andate ad infarinare il baccalà. Il baccalà è infarinato, la pastella è pronta, andiamo a friggere. Prendiamo il baccalà, eliminiamo la farina in eccesso e lo andiamo a intingere nella pastella. Occhio a non prendere il ghiaccio e quindi immergiamo nell'olio. Aggiungete pochissimi pezzi alla volta perché essendo la pastella molto fredda, andremo ad abbassare la temperatura dell'olio e quindi rischiamo di far inzuppare di olio tutto il baccalà. Dopo qualche minuto e dopo aver schizzato tutta la cucina, il baccalà è pronto. E possiamo alzarlo e metterlo su carta assorbente. Il baccalà è pronto e come vedete risulta asciutto e croccantissimo. Ma ora ci è avanzata un po' di pastella. Che cosa facciamo con questa pastella? Affettiamo delle patate sottilissime, così come vedete sono quasi trasparenti e quindi le infariniamo sempre leggermente. Le avvolgiamo nella pastella e andiamo a friggere. Facciamo il fish and chips all'italiana.
Quando le patate risulteranno belle dorate, le alziamo e le mettiamo su carta sorbente. Anche le patate sono pronte. Sentite quanto sono croccanti. Adesso andiamo a comporre il piatto. Ed ecco il nostro baccalà fritto in pastella con le patate fritte in pastella, diciamo fish and chips all'italiano. Naturalmente il prezzemolo non si mangia, serve solo per dare un tocco di colore. Ciao a tutti e grazie per avermi seguito. Alla prossima video ricetta. Ciao!